L'Unione Sovietica poteva scrivere la parola fine per quanto riguarda la qualificazione alla fase finale del campionato europeo del prossimo anno, ma non lo ha fatto. Il pareggio di ieri con l'Ungheria, 2-2, riaccende infatti le speranze della squadra italiana che il 12 ottobre giocherà a Mosca. In caso di successo degli azzurri, le carte in tavola cambierebbero certamente a nostro favore. Al di là di farneticanti dichiarazioni del tecnico sovietico Bischovec, che ha accusato la Federcalcio italiana di aver pagato un premio a vincere ai calciatori ungheresi, la verità è che i nostri prossimi avversari non stanno più attraversando un grande periodo ed il pareggio dei magiari è sembrato ampiamente meritato. Dopo il primo gol di Kipric, che abbiamo visto, c'è stato il pareggio di Shalimov su calcio di rigore e quindi il vantaggio sovietico per merito di Kankelkis, pronto a sfruttare una respinta corta del portiere ungherese. Poi, quando mancavano una manciata di minuti alla fine, l'incredibile pareggio del solito Kipric di testa, sfruttando addirittura una rimessa laterale. Ed ora, appuntamento al 12 ottobre per una partita che si preannuncia molto calda.